Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale per una nuova ricetta su Ginger Life. Oggi faremo dei muffin vegani alla banana. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti e poi guardiamo la preparazione. Gli ingredienti per i nostri muffin sono 180 g di farina integrale, 100 g di fiocchi d'avena, 8 g di lievito, un pizzico di sale, una banana, 200 g di latte di soia che uniremo al nostro aceto di mele, 100 g di zucchero di canna e 100 g di olio di mais. Andiamo alla preparazione. Bene, la prima cosa che dovete fare, dovete prendere 250 g di latte di soia, mettete all'interno un cucchiaino di aceto di mele e lo mischiate bene e lo lasciate lì riposare in modo che l'aceto di mele farà cagliare il latte. Nel frattempo prendiamo la nostra banana e la uniamo dentro il nostro robot da cucina, oppure potete usare un frullatore a immersione, insieme ai nostri 100 g di zucchero di canna. Uniamo il nostro zucchero. Frulliamo il tutto. Ora prendiamo la nostra farina, il nostro lievito, lo setacciamo all'interno, mettiamo un pizzico di sale e amalgamiamo bene il tutto. Ora andiamo a unire alla farina i nostri 100 g di fiocchi d'avena e amalgamiamo di nuovo bene il tutto. Ora andiamo ad unire la nostra banana precedentemente frullata con lo zucchero. Ora amalgamate bene il composto. Ora, come ultimi ingredienti, andremo ad unire il nostro latte e il nostro olio. Uniamo anche il nostro olio di semi. Ottenuto il nostro composto bello omogeneo, andiamo a prendere le nostre formine per i muffin, gli diamo una piccola oliata all'interno e ora andiamo a riempire le nostre formine. Riempitele appena sopra la metà in modo che quando lieviteranno in forno non usciranno fuori. Ora inforniamo in forno statico a 190 gradi per circa 20-25 minuti. Mi raccomando, controllate sempre con lo stuzzicadenti prima di tirarli fuori. I nostri muffin vegani alla banana sono venuti benissimo. Sono cotti giusti, ho provato, come vi dicevo, all'interno con uno stuzzicadenti, quindi per controllare la cottura, e l'ho cosparsi con un po' di zucchero a velo e adesso andremo anche ad assaggiarli. Ecco ragazzi, adesso andiamo all'assaggio, vediamo se sono venuti buoni. E sono buonissimi, si sentono sia la crusca d'avena che il gusto della banana. Sono morbidissimi perché gli abbiamo messo l'olio di semi. Adesso vi faccio vedere com'è dentro. Bello morbido. E io continuo a mangiarmelo. Comunque, continuate a iscrivervi sul nostro canale. Saluto i vecchi e i nuovi iscritti. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche in modo che non vi perderete nessuno dei nostri video e ci vediamo alla prossima ricetta su Ginger Life. Ciao a tutti! Aspetta! E salutiamo anche una nostra follower che ci ha riconosciuto a Dolce Acqua in Liguria. Gli mandiamo un grande bacione! Ciao e grazie mille di seguirci sempre e buon appetito! Ciao a tutti! Oh, lasciamene qualcuno anche per me!